Buona mattina amici di Mercato Totale, oggi siamo collegati col Sud, con la Puglia e in particolare con Barletta, dove c'è la sede di Playled. Ma noi stiamo parlando in questo momento con Massimo Debbi, che di Playled è il direttore commerciale. Buongiorno Massimo. Buongiorno Giancarlo e grazie dell'invito. Come vedi io mi sono messo un fondo falso con il mare per essere più a mio agio nel parlare con voi che siete... io ho visitato la vostra azienda e so che è un tiro di schioppo praticamente il mare, quindi siete molto 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 fortunati. Beati voi, giusto? Sì, il mare è a 300 metri dall'azienda, quindi siamo forse una delle poche aziende di illuminazione che hanno la fortuna, diciamo, di avere il mare a 300 metri dall'azienda. Una situazione davvero invidiabile. Va bene, Massimo, allora, Playled, azienda pugliese nel settore dell'illuminazione, se mi concedi la e a questo punto io so che al di là di chiederti come è andata dal punto di vista commerciale, quindi i dati, che cosa dicono della vostra azienda per il primo semestre, io so che dal tuo arrivo, che è stato in gennaio, c'è stata una sorta di piccola o grande, me lo direi tu, rivoluzione nella vostra azienda, nel senso che l'avete rivoltata come un calzino. E a questo punto il fatto che si chiami Playled, cioè con un nome inglese, tu mi dovrai spiegare se è ancora correttissimo. Comunque a questo punto ti do la parola e raccontaci questo semestre fantastico di Playled. Sì, allora, praticamente l'azienda da gennaio di quest'anno ha fatto un grosso cambiamento che però è iniziato già un anno e mezzo fa, quando è stato realizzato il nuovo stabilimento, perché in questo stabilimento verranno realizzati tutti i prodotti attuali, e questo cambiamento è dovuto principalmente al fatto che i prodotti da oggi in poi saranno solo esclusivamente made in Italy. Quindi abbiamo tolto tutto quello che non era made in Italy, quindi è stato eliminato dal catalogo, con anche grosso sacrificio da parte dell'azienda, perché comunque valevano anche del fatturato, ma anche con coraggio abbiamo deciso di avere una strada nuova, voluta soprattutto dal nostro fondatore, che è Ciro Iacobone, e di avere un'azienda italiana che produce prodotti esclusivamente made in Italy. E quindi questo è il mio arrivo, coincide con questo, e nel futuro abbiamo tante novità, saranno proprio legate solo a prodotti made in Italy. Quindi questo è il nostro core business. Scusa una domanda, Massimo, poi parliamo anche del fatturato, delle vendite, di quanto, ma quando tu che sei il direttore commerciale, quindi il front man di Playled nei confronti dei distributori, ti presenti e dici noi siamo absolutely made in Italy, qual è la reazione della tua controparte? Allora, da un lato c'è un po' di stupore perché oggi diciamo che un'azienda che fa totalmente made in Italy, c'è qualcuno, ce n'è, però insomma un'azienda piccola che decide di fare totalmente made in Italy è più difficile trovarla, perché le aziende più strutturate sicuramente sono più adeguate a fare questo. L'azienda piccola c'è stupore ma anche interesse, ma il nostro vero core business secondo me è il fatto di riuscire a fare prodotti made in Italy al giusto prezzo, perché se oggi noi ci mettessimo a fare prodotti made in Italy con un prezzo alto, è chiaro che è abbastanza facile, no? Si fa il made in Italy, prezzo alto, poi il mercato però magari premia, non dico il prezzo più basso, ma il prezzo giusto. Quindi la nostra mission è quella di avere un prodotto made in Italy fatto tecnico, quindi con ottiche, con tutto quello che deve essere fatto, con il giusto prezzo. A confronto anche della bontà del nostro prodotto, abbiamo ottenuto proprio in questo periodo tutte le certificazioni ENEC sui nostri prodotti, quindi proprio a bontà di quello, perché chiaramente abbiamo anche un processo di internazionalizzazione e quindi abbiamo già iniziato a vendere anche all'estero, e l'ENEC è indispensabile perché come garanzia del prodotto realizzato, chiaramente. Senti Massimo, permettimi una digressione tra il sociologico e il politico. Voi fate tutto in Italia. Siccome in questi giorni, purtroppo anche per delle tragedie, abbiamo appreso che produrre in Italia è terribilmente difficile perché il costo della manodopera è altissimo e tu mi parli di giusto prezzo. Ecco, come si combina tutto questo allora in salsa Playled? Allora, si combina che abbiamo fatto un grosso investimento, la famiglia di Iacobone ha fatto questo grosso investimento sull'azienda, praticamente di robotizzazione della produzione. Quindi siamo affidati a un'azienda di robotica che segue anche l'automotive,
tra l'altro sempre a chilometri zero, perché l'azienda è di Modugno, quindi vicino a Bari, quindi è un'azienda vicino che è specializzata nella robotizzazione, e stiamo robotizzando tutte le linee proprio per abbassare i costi e per chiaramente produrre in Italia, perché se no, giustamente, se uno fa ancora un prodotto tutto assemblato manuale, diventa difficile, insomma, riuscire a fare un prodotto. A questo punto quello che dici è molto chiaro e molto credibile, soprattutto. Senti, abbiamo ancora un minuto e mezzo, quindi tantissimo, e quindi adesso ti do la parola per parlarmi di come è andato dal punto di vista dei numeri il semestre di Playled. Allora, noi come obiettivo ci eravamo dati almeno il consolidato dell'anno precedente, visto comunque tutto questo cambiamento. Noi il primo semestre l'abbiamo chiuso in realtà in positivo, quindi siamo andati sopra le nostre aspettative, sia in Italia ma addirittura anche all'estero, quindi c'è proprio parallelamente, stiamo andando bene in entrambe le situazioni. Fuori si dice che il mercato è un po' stabile, ma secondo me si è anche stabilizzato rispetto a forse un'ondata anomale che abbiamo avuto tra super bonus, mancanza di materie prime, che secondo me era il mercato che era un po' anomalo. Adesso siamo tornati a dei periodi dove il mercato è più stabile e ogni azienda deve conquistarsi il suo mercato con prodotti nuovi, con politiche commerciali e quant'altro, non più dovuto a fattori esterni. Certo, noi ci eravamo visti anche, ci eravamo incontrati anche a Francoforte, a West Frankfurt, sì, all'Light and Beer, cioè, e quindi c'è stato il grande sbarco di Playled sulla scena internazionale. Sì, perché noi prima di Francoforte avevamo fatto anche Light and Building a Dubai, quindi abbiamo partecipato sia a Dubai che a Francoforte, e quindi chiaramente questo è il nostro palcoscenico internazionale, lo rifaremo chiaramente anche il prossimo anno a Dubai, abbiamo già, perché Dubai è annuale, mentre per Francoforte lo rifaremo fra 2 anni, abbiamo avuto ottimi risultati, stiamo sviluppando molto anche all'estero, ma però non trascuriamo neanche le fiere locali, perché per esempio adesso noi parteciperemo alla Fiera del Levante di Bari, abbiamo la Melbourne Zero Road, quindi facciamo anche fiere locali, perché chiaramente questo me lo dirai dopo. Senti, per concludere questa prima parte della nostra intervista, permetti di chiudere con una battuta: Dubai, Francoforte, avete trasformato Barletta nell'ombelico del mondo dell'illuminazione, praticamente. Complimenti. Grazie. Allora, passiamo alla seconda parte della nostra intervista. Tu hai già tentato di rispondere, ma io ti ho stoppato malamente perché volevo che dicessi tutta la seconda parte. Allora, il secondo semestre del 2024, del 2024. Allora vorrei che mi parlassi di come apparirete in pubblico, cioè le fiere che farete, dei nuovi prodotti che lancerete e poi di eventuali altre iniziative. A te la parola, Massimo. Allora, vabbè, come dicevo già prima, chiaramente nel secondo semestre parteciperemo a qualche fiera locale, quindi come dicevo prima la fiera di Bari del Levante, perché è vicino a casa nostra, quindi non potevamo mancare, ma parallelamente anche alla fiera Melbourne Zero Road, perché storicamente l'azienda già prima del mio arrivo ha sempre partecipato alle fiere Melbourne, e poi stiamo vedendo per i prossimi anni di incanalare anche altre fiere locali, ma che oggi non facciamo, ma aumenteremo la presenza. Invece per quanto riguarda prodotti nuovi, noi la seconda parte dell'anno è molto importante, perché noi diciamo che dal 1 settembre lanceremo tantissimi prodotti nuovi in Italy, ma soprattutto gamme che oggi non abbiamo, quindi ci svilupperemo gamme innovative soprattutto nei proiettori RGB white, proiettori che quindi diciamo proiettano e fanno scenografia, che noi oggi non avevamo. E poi entreremo anche in settori, diciamo, di arredo urbano e quant'altro, che noi oggi non eravamo con un proiettore stradale, ma ci trovavamo esclusivamente allo stradale, mentre avremo linee di arredo urbano per andare, diciamo, in profondità in questa gamma, più altre novità che comunque arriveranno tutte da settembre in poi, e quindi noi conteremo anche, chiaramente nella seconda parte dell'anno, visto questi prodotti nuovi, di fare meglio di quello che abbiamo fatto nel primo semestre, nonostante siamo già sopra le nostre previsioni. Ecco, questa è la nostra aspettativa. Ho capito. Ma Massimo, spiegami una cosa. Come si differenzia, nel momento di impostare la produzione, quello che farete per l'Italia rispetto a quello che farete per l'estero? Cioè, come si differenzia la richiesta che arriva a voi? Ma allora, proprio perché all'estero chiedono chiaramente normative più stringenti, abbiamo deciso che le stesse normative le applichiamo anche ai prodotti italiani, proprio per avere una differenziazione di prodotto, ma anzi alzare il livello di qualità che vendiamo in Italia. Quindi in Italia, che non c'è l'obbligo, oltre chiaramente alla certificazione CE e quant'altro, tutti i prodotti sono certificati ENEC, a maggior garanzia, quindi anche di una garanzia europea,
per poter vendere anche in tutta Europa e sono anche certificati UL per vendere fuori dai mercati dell'Unione Europea. Quindi, però noi non facciamo differenze tra prodotto italiano e estero, ma proprio perché avendo, diciamo, industrializzato e previsto questa robotizzazione della nostra produzione, vogliamo fare un unico prodotto che vada bene in tutto il mondo, proprio per ottimizzare anche i costi e la produzione. Ma scusa, e quanto è difficile trasmettere al pubblico italiano a questo punto il messaggio che PlayLed non dà semplicemente non dà un prodotto basico, ma dà un qualcosa addirittura in più di quello che è richiesto dalle normative? Ma allora, noi diciamo che per supportare tutto questo noi abbiamo anche un nuovo concetto che finora non ti avevo raccontato, è che tutti i prodotti di PlayLed saranno manutentibili. Quindi cosa vuol dire? Siccome sempre di più negli ultimi anni si era andato un po' sull'usa e getta, no? Io compro, poi si rompe, soprattutto da quando è arrivato LED, butto e cambio l'apparecchio. I nostri apparecchi, nonostante siano LED, si può cambiare tutto e possono anche essere rigenerati a fine vita. Noi diamo una garanzia che si chiama Infinity Life, quindi garanzia infinita, che non è la garanzia di prodotto, che sono 7 anni sul nostro prodotto che diamo quella garanzia vero e proprio, ma l'Infinity Life è che io ti do la possibilità di cambiare l'alimentatore, la scheda LED o anche rigenerare il prodotto a fine vita, perché siccome lo produciamo e lo progettiamo tutto noi nello stabilimento di Barletta, vogliamo anche dare al cliente di tornare un po' a fare manutenzione come si faceva anni fa quando c'erano i prodotti a scarica, che non si buttava il prodotto ma si cambiava l'alimentatore, si cambiava la lampadina allora, oggi si cambierà la scheda LED, però anche per produrre meno rifiuti, visto che comunque stiamo andando in un mondo dove per forza dovremo produrre meno rifiuti. Tant'è vero che noi parallelamente abbiamo ottenuto anche come azienda la certificazione ambientale ESC proprio per questi motivi che andiamo sia per la produzione sia per i prodotti. Quindi... Ho capito. Massimo, l'ultima cosa che ti vorrei chiedere per chiudere questa nostra simpatica chiacchierata ed è questa. Si sente chiaramente dal tuo accento che tu non sei pugliese, mi pare che tu sia hai un chiaro accento emiliano. Allora, no, ti volevo chiedere, l'organizzazione della territoriale della distribuzione di PlayLed è completa in tutta Italia? Avete una rete che vi consente di essere dappertutto? Sì, abbiamo una rete vendita che io chiaramente ho sistemato col mio arrivo da gennaio. Oggi abbiamo una rete vendita completa e anche strutturata, direi, perché sono tutte agenzie, diciamo, di primo livello, quindi agenzie importanti, riconosciute sul mercato, e quindi questo è una e che hanno sposato questo progetto proprio di Made in Italy e di prodotto manutentibile. Quindi le agenzie che abbiamo messo nuove e anche quelle che c'erano che hanno risposato questo nostro progetto sono rimotivate proprio su questo nuovo e diciamo hanno sposato questo nuovo target dell'azienda e questo nuovo corso che abbiamo dato da gennaio, e chiaramente è ancora presto, è un piano di sviluppo triennale, chiaramente non si fanno le cose in 2 giorni, però ecco, già le cose all'inizio vedo che i dati ci stanno dando ragione, anche avendo tolto metà del catalogo, come dicevo all'inizio, comunque i dati stanno dando ragione, quindi siamo positivi e ottimisti per il futuro, diciamo. Benissimo. Allora, io ti ringrazio, Massimo Debbi, so che tu adesso ti toglierai la camicia e andrai a buttarti nel mare che è a 300 metri dall'azienda PlayLed. Io non potrò farlo perché è un mare finto quello che c'è alle mie spalle, quindi non posso che invidiarti. Grazie Massimo Debbi, sì. Direttore commerciale di PlayLed. Buona giornata, buon lavoro e buona estate soprattutto. Perfetto, grazie a te, buona estate anche a te e a tutti i nostri ascoltatori. Grazie.